Buonasera. Vedere questa sala così piena mi riempie di gioia. E non solo, lo dicevo un momento fa all'amico Aldo Gerbino, ma quello che mi riempie più di gioia è che la poesia vince sullo sfincione. Perché stasera siamo tutti presi dallo sfincione. E quando abbiamo detto il 7 ci riuniamo per presentare Ciuri di Notti, del nostro socio, poeta, apprezzato Giuseppe Pappalardo, molti dicevano: ma come non ce la facciamo? E tanto abbiamo detto, fino a ieri, eravamo così scoraggiati da questa cosa. Allora, la poesia vince sullo sfincione, ma Giuseppe Pappalardo vince anche lui sullo sfincione, perché non è che tutta la poesia che vince, è lui che sa sconfiggere anche queste nostre vecchie abitudini, o perlomeno le sa mettere insieme, le sa conciliare. Anche sulla tocca. Insomma, allora ha una lunga storia. Insomma, lo conosciamo bene poi per la sua determinazione e capacità di organizzare le cose. Ma ecco, mi piaceva cominciare così in maniera amena, perché veniamo tutti da settimane di stanchezza, poi arriviamo al sabato, no? E se troviamo veramente la voglia di riunirci, questa è sempre una cosa molto bella. E cosa dire, quando lui mi ha dato questo libro, quando Giuseppe Pappalardo mi ha dato questo libro, intanto il titolo subito mi ha fatto pensare, e del resto il nostro amico e poeta anche lui, non dimentichiamolo, Aldo Gerbino, nell'introduzione lo dice subito: acciurisciata di Francesco Guglielmino. E per me, fra l'altro, Francesco Guglielmino significa tante cose. Significa che era il maestro amatissimo di Brancati, autore che io ho studiato per tanto tempo e non abbandono mai. Ed era l'amico di Verga, e raccontiamo un famoso aneddoto in cui Verga parla con l'amico Guglielmino, che gli dice: ma perché non scrivi più? Perché ormai ti sei bloccato, non continui col tuo ciclo? E allora lui dice, parruco Guglielmino amico, pare che si racconti anche in dialetto sta prima parte, gli amici catanesi me la raccontano un po' in dialetto, però sicuramente parruco Guglielmino amico. Dopodiché confessa: guarda, io quella gentuccia la sapevo far parlare, ma questi ali, invece quegli altri, i nobili, che per dire una cosa, se, insomma, girano attorno, non me la sai, non ci riesco. Peraltro anche nel Gattopardo leggiamo anche questo, quando padre Pirrone parla dei nobili dice esattamente questo, che sono impliciti i nobili, non dicono subito tutto in maniera esplicita, come la gente semplice. Introduco questo per dire, probabilmente c'è a che fare con queste cose la scelta anche del dialetto, probabilmente la voglia di scrivere il dialetto è per trovare una voce più sincera, più autentica, più semplice. E nella postfazione Giuseppe Pappalardo ci dà un po' di informazioni, ci racconta quel cos'è che lo ha spinto a scegliere il dialetto. Ma i Ciuri di Notti, e poi però do subito la parola, dobbiamo stare benissimo ai tempi, saremo rigorosi. Ciuri di Strada, è chiaro che me la sono andata a vedere, me la sono presa l'altro giorno, per dire: ma cosa c'ha in comune? In realtà è diversa, i Ciuri di Pappalardo sono diversi di quelli di Guglielmino. Se andiamo a prendere la poesia di Guglielmino, i Ciuri sono fiori umili, e tutta l'irvuzza tenni rammucciati, insomma, sono questi cantu di lisciati a mensu di lipece li ruvetti, tutta l'irvuzza tenni rammucciati, unni cullà per run sono l'insetti, e ci sunnu di ciuriggi in quantitati, ciuriggi, quindi cose umili. E se poi possiamo mettere cose di completamente anche diverse, ma insieme vedete che ci sono delle cose comuni. Questa è la raccolta di Guglielmino, è del 22, e non potevo non pensare, anche se siamo su un altro fronte, alla scelta che contemporaneamente giovani come Montale facevano
nei limoni indicavano anche loro una scelta di cose, non, non quella dei poeti laureati, ma appunto se ne andava negli erbosi fossi e quindi anche lui sceglieva cose marginali, per dirmi, quindi per impostare i riferimenti, per dare dei riferimenti intertestuali. Ma poi arriviamo invece ai ciuri di notti, su cui parleranno loro, ma è chiaro che questi ciuri invece sono dei ciuri che danno angoscia, se ho capito, un pochino, mi inquietano, dice, mi inquietano, poi tu traduci, infastidiscono, ma trovo che nel dialetto inquietare è ancora più efficace dell'infastidire, perché c'è questo elemento dell'inquietudine, no? Mi inquietano più che, non so, c'è questa valenza, però a questo punto veramente mi taccio, perché voglio sentire quello che dicono gli altri partecipanti e darò a breve la parola a Catiuscia Falbo, che in qualche modo darà presenterà i relatori, in qualche modo coordinerà anche lei insieme a me. E Catiuscia Falbo è speaker, conduttrice radiotelevisiva, attrice, regista. Si è diplomata presso il Teatro Biondo, ha lavorato con registi e attori di prestigio come Franco Scaldati, Giorgio Albertazzi, Vittorio Gassman. Attualmente conduce un suo format su Radio Action 101. Riserva un'attenzione particolare ai temi attinenti al patrimonio letterario e linguistico della Sicilia. Mi consentite di dire un'altra cosa? Sono un pochino così, poco regolare rispetto alle, no, ai tempi rigorosissimi datimi dal nostro poeta. E volevo solamente dirvi, questo è una, stiamo chiudendo il nostro anno culturale come Dante, è un'iniziativa che invece stiamo facendo non solo come Dante, ma in collaborazione con l'Ottagono Letterario, e credo che qua tanti di voi siano anche, facciano parte dell'Ottagono Letterario, quindi è bello anche questo, che ci si incontri fra associazioni, in sinergie sicuramente fruttuose. E proprio in rapporto a questo voglio dirvi che ce n'è un'altra sinergia il 14, e vi invito tutti, sarebbe bello che Ottagono e Dante si vedessero anche lì, ma con il Museo delle Marionette, perché il 14 pomeriggio potremo ascoltare intanto una bella lezione di Bonazinga su Le Cornamuse, un etnomusicologo, e poi ascolteremo le Cornamuse, che devo dire, per prepararsi al Natale credo che non ci sia modo migliore, no? Per creare un'atmosfera giusta, e quindi vi aspetto anche il 14 pomeriggio al museo, ma vi faremo sapere meglio, con più precisione. E intanto allora diamo la parola a Catiuscia. Grazie alla professoressa Perdone, presidente della sezione palermitana della Società Dante Alighieri. Signori, buonasera, per me è un grandissimo onore trovarvi qui questo pomeriggio per l'amico Giuseppe Pappalardo, e penso che, così come diceva la professoressa, Giuseppe questa sera, Giuseppe, la poesia ha vinto su tutto. Volevo approfittarne per salutare Arte e Cultura, vi ricordo che potrete seguire anche questo evento presso la produzione televisiva Arte e Cultura e pubblicazione su YouTube nel canale Arte, proprio Arte e Cultura, quindi avremo la possibilità di poterci rivedere e riascoltare. Io devo seguire i tempi, per cui vado immediatamente a presentare Giovanni Rufino, accademico della Crusca, ha insegnato linguistica italiana nella facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Palermo, di cui è stato anche preside, presidente del Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani, dirige l'Atlante Linguistico della Sicilia. Do la parola al professor Giovanni Rufino. Grazie. Giovanni Rufino, il quale, avendo già espresso la propria opinione su questa raccolta, è nella prefazione, ma sì, e non può che constatare dall'introduzione dell'amica e collega Perrone e della signora Falbo che questa sera è una festa della poesia, della poesia in dialetto, ed è un omaggio a una persona speciale, come, posso dire, Pippo? Come Pippo Pappalardo. Perché sia speciale ognuno di voi lo sa, e quindi io non aggiungo nulla. Ma qualcosa ancora, qualche
ulteriore brevissima riflessione voglio farla, partendo proprio dall'amico poeta questa sera omaggiato. Pippo Pappalardo è uno dei più assidui frequentatori del secondo piano della Facoltà di Lettere e Filosofia, della ex Facoltà di Lettere, certo, e Filosofia. Ce lo scordiamo ogni tanto. Vabbè, ma c'è. Il sentimento è quello. E quindi è tra i giovani più assidui, tra gli allievi più assidui, tra gli... matricola non direi, no. E c'è un colloquio continuo con me, con i miei colleghi ex allievi, un colloquio garbato, sommesso ma produttivo. In uno di questi incontri abbastanza frequenti, dicevo, io chiesi proprio a Pappalardo di questa richiesta che mi veniva dall'Università di Rosario, in Argentina, circa l'indicazione di una voce poetica femminile che lì, nell'Università di Rosario, dove c'è un centro di studi siciliani, avrebbero voluto tradurre in spagnolo. E fu Pappalardo che mi suggerì il nome di una poetessa di Francofonte, in provincia di Ragusa. Si chiama Maria Nivea Zagarella. Di Ragusa o di Siracusa? Di Siracusa. Di Siracusa. Maria Nivea Zagarella. Poetessa che io conoscevo appena, così avevo sentito la mano. Presi, lessi, mi piacque. Suggerì agli amici e colleghi di Rosario questo nome. Il libro è stato tradotto in spagnolo, spero sia, possa essere presentato all'inizio del nuovo anno alla ex Facoltà di Lettere. Ma perché dico questo? Cosa c'entra? C'entra perché intanto c'è una circostanza che non posso non segnalare. Due personalità poetiche importanti dei nostri anni sono entrambi appartenenti alla Sicilia orientale, perché che si possa pensare, Pippo Pappalardo è un siciliano orientale a tutto tondo, Paternò ma anche Ragalna, no? Non è un fatto secondario. Ora io non farò lunghi discorsi, tra poco smetto di parlare, perché poi chi vuole. Però questa cosa, io questa circostanza la volevo segnalare perché ha un suo significato. Questa è la quarta, se non sbaglio, raccolta che Pappalardo pubblica nel giro di 6-7 anni, è la quarta raccolta. Quindi ha cominciato a non scrivere, ma a pubblicare raccolte di poesia subito dopo l'adolescenza, non parlo. Allora, io dico subito, la cosa che più ho apprezzato, a parte i testi, nel maneggiare questo libro, il titolo dice, qui parla non un critico letterario, per carità, ma un linguista, un dialettologo, nel sottotitolo si parla di altre poesie in dialetto siciliano. E quindi è una dichiarazione esplicita e di non secondaria importanza, a mio parere. Perché in moltissimi altri casi noi avremmo letto in lingua siciliana, insopportabilmente. Ma lei sa come la penso. Cioè, questa storia che il siciliano non è un dialetto, ma è una lingua, mi ha veramente stufato. E quindi, già immediatamente, ma non potevo dubitarne, c'è qui una dichiarazione precisa che ha un alto valore scientifico. Il siciliano è un dialetto,
Non è una lingua, è una lingua. Vabbè, insomma, ora qui non entriamo in queste elucubrazioni, perché ognuno di voi certamente mi capisce, sa, e voglio sperare che condivida questa mia convinzione, ma che tutti i linguisti professionisti, diciamo, non soltanto mia. Ma dico soltanto che il dichiarare che il siciliano è una lingua e non un dialetto è la conferma di una incapacità di cogliere il grande valore del patrimonio linguistico regionale. E quindi il dialetto è parola d'offesa, non va detto, non va pronunciata questa parola. Lingua è parola nobile, dialetto è parola deteriore. Qui potremmo aprire un lungo discorso. Naturalmente poi si apre il libro, si sfoglia e, a parte la mia brevissima presentazione, leggo un saggio magnifico di Aldo Gervino. Veramente un saggio importante che, premesso ai testi poetici di Pappalardo, chiarisce molte cose, perché si affronta in maniera concisa ma forte e chiara il problema non facile della scelta linguistica, in questo caso il dialetto, piuttosto che la lingua. Problema sul quale poi torna Pappalardo alla fine, come sottolineava prima la collega Ferroni. Quindi anche questa cosa voglio sottolinearla, perché l'approccio alle quattro parti di cui è costituito il volumetto di versi è facilitato enormemente da questo saggio introduttivo e anche dalla postfazione. Ora, so che Aldo Gervino mi dirà, ma no, grazie, ma io lo dico chiaro, perché quello è un saggio importante che Pippo Pappalardo si è meritato tutto per intero. Anch'io avevo sottolineato nelle mie prime, nella mia breve prefazione, ma l'avevo sottolineato perché avevo capito che era una questione centrale, è una questione ideologica oltre che espressiva, e lo avevo sottolineato dopo aver letto la prefazione, la introduzione e la postfazione, e quindi avevo citato un passo noto di Eugenio Montale, il quale dice che gli uomini di cultura, va bene, si può essere dialettali o traducendo dalla lingua, giocando sull'effetto della novità che il trasporto può imprimere anche a un luogo comune, o ricorrendo al dialetto come una lingua vera e propria, come una lingua vera e propria, quindi esattamente ciò che dicevo prima, quando una lingua sia considerata insufficiente o impropria a un'ispirazione. Insomma, c'è una ulteriore testimonianza e riflessione di una persona come Eugenio Montale, che dice anche gli parole chiare. Ma la chiarezza esplicita, dichiarata, è già sulla copertina di questo libro. E quindi io ringrazio, oltre all'autore, anche l'editore, che ha condiviso, immagino, questo titolo e questo sottotitolo. Bene, a questo punto io mi fermo, forse in altri momenti avrei aperto una riflessione, una discussione sull'attuale vitalità, sullo stato di salute della cultura regionale, della cultura dialettale in Sicilia, ma non lo faccio perché veramente lo sfincione si fredderebbe oltre ogni limite sopportabile. Io dico soltanto che, e chiudo, proprio che sul piano dell'ispirazione poetica
io non sono, ripeto, un critico letterario, però queste cose le capisco un poco. Io almeno penso che le quattro parti nelle quali la raccolta è divisa, in tutte e quattro le parti, si coglie una continuità non solo di lingua, ma anche di emozionale, ecco, una continuità emozionale proprio dalla prima alla penultima. Tolgo l'ultimo complimento per Rosa Balistreri, che ha una sua fisionomia a sé, va bene, tanto che, e forse qui mi sbaglio, ma se sbaglio ditemelo, Sciuri di Notti avrebbe potuto sia aprire che concludere la raccolta, proprio a conferma di questa continuità emozionale. Ma questo è un discorso così, una mia transeunte riflessione. Io concludo augurandomi che questa ormai non più matricola ma studente avanzata possa continuare a frequentare il secondo piano dell'ex facoltà di lettere, perché le assicuro e vi assicuro che da questi contatti il giovane studente ha avuto qualche vantaggio, ma molti e non rari vantaggi nel senso dell'approfondimento e dell'approccio con le questioni della cultura dialettale, della cultura popolare, del patrimonio linguistico, abbiamo avuto anche noi che sui nostri biglietti da visita enumeriamo tutte le nostre benemerenze scientifiche. E quindi la festa è meritata, auguri ancora per le prossime pubbliche raccolte. Grazie ancora. Grazie. Prima di aprire questo libro, Ciuri di Notti, altre poesie in dialetto siciliano, e quindi leggere questa prima poesia in dialetto, vorrei prendere un attimino spunto da quello che ha appena detto il professor Ruffino. Diceva: soltanto un minuto però per dire questo. Poco tempo fa, soltanto qualche mese fa, chiamai, molti di noi conoscono Giuseppe Pippo come amico, quindi sanno che lui ha questa vocina così sottile, è sempre molto preciso, è sempre molto a modo. Ma cacchio Busca, ma tu cosa ne pensi? Ma possiamo? Lui comincia sempre in questo modo, no? Le sue conversazioni, quindi penso che faccia lo stesso con voi, no? Ma cosa ne pensi? Ma questa cosa? Precisissimo. Allora io dissi: senti professore, ma perché non portiamo la poesia non solo in quelli che sono gli ambienti della poesia, non solo nelle manifestazioni, nei premi letterari, nei salotti letterari, cerchiamo di portare la poesia ovunque, facciamola conoscere ai ragazzi, a chi magari non è abituato al suono, alla parola, perché no? Portiamo la poesia ovunque. E lui mi disse: Cagliosca, ma tu cosa vuoi dire? Non ti capisco, dove la vuoi portare? Professore, portiamo la poesia in radio. In radio, per carità, per Cagliosca, ma per carità, ma secondo te? Ha detto sì, ma ha detto: ma proviamoci, professore. Dice: ma chissà che cosa accadrà. E ci abbiamo provato in realtà. Non tutti sono proprio d'accordo, però devo dire che secondo me, professore, parlare il nostro bel dialetto anche nelle trasmissioni radiofoniche, quando si parla di taglio cucito, tante notizie a volte magari inutili e a volte invece anche un po' più pesanti, è tanto bello. Quindi io ti ringrazio per avermi dato questa possibilità, professore, perché noi in radio, oltre a parlare di cose leggere, parliamo di poesia tutti i giorni. Quindi grazie, professore. Felicemente questo libro insieme a voi, edizione Thule, Ciuri di Notti, Giuseppe Pappalardo scrive, curati e stidi, alle pagina 38, se volete seguirmi con il maestro Marchese inizieremo questo percorso, a lento pedi
cammino stanotte, tesso un cielo punchiato di stelle, incontro comete, scarmeno un tradite, dentro un silenzio di vivi e di morti. Coglio gli stigli, chiocchini e lucenti, con le corabbie le voglio intrezzare, alla mia femmina ci voglio fare la collanina e due belle pendenti. Ogni stiduzza è una stizza d'amore, è una carizza, una vena di luci, una cianciamedda, una musica dolce, che è una scintilla di sciazza lo cuore. Ogni curato un pensiero di ridda, che si l'accuccia e la bocca ci vasa, bocca di zucchero, bocca ci nasa. A petto ditta scompare ogni stilla, ma sta collana, sti belli pennenti, vuota e ferria mi tornano a reri, stitti curati, vasuna, pinzeri. Valori insomma, mi scrivo pennente. Grazie al professore, al maestro Nino Marchese che mi ha accompagnato alla chitarra, e io adesso vorrei raccontare in musica questa parte della serata. Vorrei chiamare Giusy Schilirò, voce meravigliosa della nostra Sicilia, e ascoltare questo brano. Hai già il tuo microfono. Buonasera a tutti, grazie, è sempre un grande piacere essere qui a Palermo. È la prima canzone, è una canzone d'amore che io interpreto in maniera più lenta di come normalmente viene fatto, una canzone che tutti quanti conoscete, perché si intitola Cutilonissi. Grazie, grazie.
adesso la parola a Dario Giardino, già ordinario di istologia e criologia dell'Università di Palermo, morfologo, poeta, saggista, critico letterario, critico d'arte. I suoi numerosi saggi e i suoi libri di poesia sono stati pubblicati da casa editrici di rilievo qua a Sellerio, Novecento, Mondadori ed altre ancora. Do la parola al professor Aldo Giardino. Innanzitutto grazie per questa vittoria della parola, ecco, come è stato già annunciato dai miei amici. Scusate la mia voce, oggi non è molto buona. No, sono io l'ho raffreddato. E, dicevo, questa vittoria della parola, ecco, per me è sempre una conquista più che altro dello spirito. E i problemi sono stati posti già. Giovanni, diciamo, con poche e concise parole ha messo in evidenza quello che è una dialettica, ecco, sulla lingua e sulle variabili della lingua che, diciamo, andrebbe discussi naturalmente in altra sede, però, ecco, già mette in rilievo la complessità, ecco, del nostro comunicare. E il comunicare attraverso la poesia è uno dei sistemi, direi, più intensi e più emozionalmente capace di incidere su quello che sono i nostri comportamenti, il nostro sentire le cose. Non a caso credo sia stata usata la parola emozionale. Io ho scritto, così ho accennato, che c'è non soltanto per Peppino, ma c'è una capacità percettiva che è specifica da soggetto a soggetto, da autore a autore. Quello che chiamiamo un pochettino con un termine ben preciso, che è lo stimulum, cioè la capacità di leggere attraverso i sensi. E c'è una frase di Stefano D'Arrigo, l'autore che conoscete tutti di Orcinus, che nei suoi testi di poesia, ecco, dice, utilizzo un verso che io ho sempre tenuto presente per la poesia del dialetto, per la poesia dialettale. E quando lui scrive, parlando proprio del dialetto, lui ha scritto una raccolta in lingua italiana, ma parla e si riferisce e cita il dialetto, dicendo il dialetto, questo miele sulle nostre ferite. Il miele sulle nostre ferite cosa significa? Significa la capacità di utilizzare le parole della nostra lingua materna nei momenti soprattutto, ecco, che il nostro essere ne ha un particolare bisogno. Quello che Pasolini chiamava la via del regresso, nel senso di un ritorno, ecco, psicologico, culturale, memoriale, all'interno della nostra infanzia, come valore ineludibile che non possiamo perdere, non dobbiamo assolutamente dimenticare. E credo che questo, che il lavoro di Sciuri di Notte, che è un lavoro che io ho definito selenico, cioè perché è ambientato a un suo ambiente, non tanto in quel microcosmo naturalistico che Mimì Perrone ha citato sin dall'inizio, riferendosi al poeta catanese e a Guglielmino, ha un valore più macrocosmico, ma il letto è sempre quello, tutto sommato. Voglio dire, l'ambiente in cui si muove è il nostro contesto cosmico e quindi la nostra capacità di percepire che cosa? Ciò che noi vediamo, e ciò che noi vediamo lo vediamo soprattutto al buio, vorrei dire, in termini più psicoanalitici, lo vediamo nel momento in cui ci raffrontiamo con elementi così distanti che avvicinano il nostro spirito, avvicinano i nostri problemi più interiori. E la notte credo che si costituisca forse l'elemento temporale più adeguato per la riflessione, ma non soltanto, diciamo, per i poeti, ecco, ma per tutti, per l'uomo in genere. Bene, per ogni essere umano la notte rappresenta, costituisce o il problema attraverso la strada degli incubi, delle inquietudini, o attraverso la gioia della riconoscenza, cioè riconoscersi, conoscersi dentro, conoscersi meglio, attraverso appunto la dimensione selenica, cioè la dimensione, appunto, la dimensione notturna. E certamente questo miele sulle nostre, queste nostre ferite, rappresenta la capacità di recuperare
il nostro linguaggio materno, cioè il linguaggio dell'infanzia, quel linguaggio che è stato anche volontariamente, almeno parlo delle persone della nostra, della mia generazione, è stato assolutamente allontanato dalla, dalla nostra capacità, ecco, di approccio. Va bene, ricordo che la scuola che frequentavamo noi, il dialetto era, direi, assolutamente vietato, Giovanni. Cioè, la prima cosa che ci diceva il nostro professore di lettere era, no, se per caso qualcuno di noi arrangiava qualche parola dialettale, diceva, no, guarda, questo non si dice, si parla in lingua, si parla in italiano. E quindi ci siamo standardizzati tutti, va bene, geneticamente standardizzati a utilizzare un linguaggio, appunto la lingua italiana, con la sua magnificenza, con la sua, diciamo, monumentalità rinascimentale, come dico io, parlando la lingua italiana, con la sua capacità di evoluzione, ma allontanandoci sempre più dalla capacità di leggere quella lingua materna, va bene, che è Franco Brevini, in un suo testo molto interessante, va bene, parlava appunto della introspezione della lingua e della capacità di ritrovare quelle che sono le radici. Ecco, questo è in modo particolare. In un colloquio che tanti anni fa, ricordo, è stato un colloquio telefonico, ho avuto con Bufalino, e quando pubblicò quel libro di poesia, L'amaro miele. L'amaro miele, ecco, sì. Sì. Io sono stato sempre appassionato di questa parola, la parola miele. Non amo il miele assolutamente, è un sapore che detesto cordialmente, però mi piace il miele. Mi piace la parola miele per la sua antichità, bene, mitologica, e che io definirei quasi un archetipo, ecco, un archetipo che è proprio la Sicilia, la continentalità della Sicilia. Uso questo termine perché allora ricordo in questo colloquio telefonico con Bufalino si parlò appunto di continentalità della Sicilia, e non a caso Bufalino, lo ricorderete tutti, poi ha stilato, ecco, quella sorta di mosaico della Sicilia che erano le mille Sicilie, dove appunto si indagava all'interno, ecco, di questa continentalità che è, oltre che essere geologica, cioè quindi le varietà geologiche, è una continentalità, diceva, queste non sono le mie parole, ricordo molto bene, diceva Bufalino, è una continentalità linguistica, una continentalità linguistica. Quindi c'è questo, come dire, diciamo sventagliare, ecco, dei fonosimbolismi, delle prosodie, proprio dei vari coinage, cioè delle varie parlate poi locali, delle variazioni da territorio a territorio nell'ambito della cultura regionale, che ci danno una ricchezza, va bene, che diciamo arricchisce la parola, ma non soltanto la parola, nel momento che noi rivisitiamo la parola, arricchiamo la parola, poi arricchiamo noi stessi. Ecco, sarà a tutti voi capitato, quindi anche chi si occupa di poesia, chi scrive e quindi conosce un po' il peso della parola, anzi direi che forse il poeta cerca il peso della parola. Bene, sa benissimo Pappalardo, come tutti noi qui in questa sala, quanto sia importante, va bene, determinare questo peso in base alle proprie conoscenze, al proprio rapporto con se stessi, e quanto sia importante riconoscere questo peso a volte nelle parole cosiddette usurate. Personalmente mi sono trovato spesso di fronte a parole assolute che usiamo quotidianamente di cui non conosciamo in realtà più il significato, almeno queste sono le domande che mi sono posto io. Cioè è come se a volte di colpo, d'improvviso, riconoscessi in una parola comunissima, usurata, a volte abusata in malo modo, bene, da, ormai dai mass media, un tempo i mass media erano presi da noi, parlo soprattutto della comunicazione televisiva, come elementi di raccordo e di precisione. Ecco, è stato detto là, vuol dire che è così. Oggi non mi pare, almeno a me, non sono uno specialista, ma non mi pare che sia più così. Ecco, a un certo punto mi trovo di fronte a una parola usurata, abusata, a volte violentata, ebbene, e mi chiedo perché l'esistenza di questa parola, qual è il suo significato effettivo, perché io la pronuncio quotidianamente, senza rendermene conto. A questo punto, ecco, si apre, almeno al mio sguardo, un universo su quella parola di cui io stesso rimango colpito, affascinato, a volte anche impaurito in un certo senso, per non aver capito alla mia docile età di 72 anni questo problema legato a una singola parola che viaggia tra le pagine o che viaggia tra le nostre labbra. E allora penso
a un intellettuale francese, che è De Monde Jabès, che diceva: non mi dovete preoccupare delle parole che si scrivono sui libri, non sono quelle le cose importanti, la scrittura non è questo nero e bianco, la scrittura, per chi la pratica, è quel nero che rappresenta l'esistenza della persona. Cioè, se voi vi riconoscete la vostra esistenza, cioè significa i vostri problemi, le vostre inquietudini, in quel nero che mettete sulle parole. Quindi la scrittura non sono altro che sedimenti, ecco, di questi frammenti di esistenza, va bene, e che rivelano quello che è il tessuto, cioè che è la trama del nostro quotidiano, che è poi la trama umana. Ecco, Pappalardo cosa ha fatto? Ha fatto il suo mestiere, cioè colui il quale mette appunto questo nero di Jabès, le mette nelle parole, quindi non sono soltanto grafemi, ecco, sono nero, cioè sono secrezione della sua esistenza, della sua vita. E allora a questo punto hanno, ecco, il peso, la parola assume peso proprio in questo senso, cioè nel momento in cui si fa questa operazione, diciamo, secretiva da parte della nostra intelligenza, della nostra emozionalità, della nostra capacità di leggere dentro le cose del mondo, cioè significa dentro, in altre parole, dentro noi stessi. Io cito spesso su questi argomenti Pierpaolo Pasolini, perché c'è un libro del nostro Leonardo Sciascia, della giovinezza direi di Leonardo Sciascia, che è un libro sul dialetto, ma guarda caso è una curiosità per molti forse, quello sul dialetto romanesco, no? Sul dialetto romanesco, cioè quindi a parte che nasce questo libro nel 52 per l'amicizia, ecco, che Leonardo Sciascia aveva per Dell'Arco, per Maria Dell'Arco, sì. E non soltanto per questo, anche per la sua vicinanza, cioè da parte di Leonardo, alla poesia. Bene, non soltanto perché in quel tempo pubblicava poesia, va bene, e non mi dilungo su questo, ma per il fatto che ha mantenuto questo spirito della poesia. Infatti io spesso non riesco a capire molte critiche che si sono fatte su Leonardo, che era lontano dalla poesia, non è assolutamente vero. Innanzitutto Leonardo Sciascia aveva sul suo comodino sempre un libro di Vittorio Sereni, va bene, e che la dice lunga, ecco, sulla sua qualità di poesia. Bene. Ma a parte questo, ricordo che proprio i Quaderni bianchi di Sciascia, per il 70 almeno per cento, forse anche di più, sono libri che parlavano di poesia, e parlavano di una poesia fatta, va bene, proprio il nero dell'esistenza di Jabès, cioè non a caso questa ricerca di Sciascia era proprio legata anche a nomi poco conosciuti all'epoca. Bene, magari poi sono diventati molto più pregnanti, molto più conosciuti, però ecco, c'era un panorama in questi Quaderni bianchi, va bene, scelti proprio curati da Sciascia, un panorama estremamente variegato ed estremamente attento, pur nella, diciamo, non ricerca del nome diciamo, particolarmente diciamo, rilevante dal punto di vista della comunicazione o della fama o della conoscenza generale del mondo della poesia. Ecco, io penso che tutto questo, ora concludo, tutto questo Pappalardo lo ha pensato come giovane studente, diceva Giovanni, frequentando il suo istituto, bene, frequentando quindi le atmosfere glottologiche e così via, ma naturalmente lo ha pensato anche come uomo, è uomo di Sicilia in un certo senso, e in questo non c'è nulla di territorialità, va bene, diciamo, restrittiva. Uomo di Sicilia significa uomo che ha consapevolezza del suo territorio, che ha consapevolezza delle emozioni di questo territorio. E cito una cosa che magari mi ha ascoltato qualche altra volta, per sua sfortuna, va bene, la cito spesso, soprattutto in questo periodo, sono le parole di Broschi, va bene, che Tommaso conosce bene, le parole di Broschi che dicono: guardate, quando leggete soprattutto la poesia, ecco, ricordatevi di andare a guardare dove si è formato il poeta, ma soprattutto geologicamente dove si è formato il poeta, cioè in quale territorio ha vissuto, perché le parole che lui sceglierà, anche inconsapevolmente, riflettono quella geologia
geografia, riflettono quella geologia. E la geologia di Broschi, che parlava di un grande poeta, va bene, caraibico, che era Walcott, va bene, dice proprio questo. Se andiamo a leggere i testi di Walcott, troveremo quella cultura, troveremo quel territorio, troveremo quella terra. E se il poeta è fedele a quel territorio, è fedele alla cultura e quindi è fedele a se stesso. E qui troviamo la cultura di Taxos, citavo io, il bizantinismo orientale, va bene, e non è detto in senso dispregiativo, appunto di quel di Paternò, va bene. Ma ciò significa che non è una poesia di Paternò, è una poesia della Sicilia. E non significa neanche che è una poesia della Sicilia, è una poesia della cultura. Va bene, come la sicilianità di Leonardo Sciascia, va bene, è una sicilianità che fa parte della cultura. Bene, è stato uno dei pochi scrittori che ha elevato il senso provinciale in senso universale, e questo qua è un'abilità, bene, che tutti dobbiamo, a cui tutti dobbiamo riflettere. Grazie. Posso? Capisco che abbiamo una nostra tabella di marcia, ma siamo qui invece anche a conversare, le tabelle di marcia però noi le amiamo pure un po', siamo attenti. No, però volevo margine alle cose che ha detto il professore poeta, tante cose, Aldo, anche l'accento che ha posto sui luoghi, è una cosa che mi c'è. Ah sì, l'accento che ha posto sui luoghi. L'altro giorno facemmo un incontro organizzato dal professore Ruffino con gli insegnanti, e nel dare alcune coordinate come affrontare lo studio della Sicilia letteraria, uno degli elementi che davamo era proprio quello dell'attenzione ai luoghi, la geocritica oggi si direbbe, con queste formule più moderne. E allora colgo l'occasione per dire che questo libro è anche orchestrato in un modo. Ora parliamo un momentino velocemente però del libro, nella sua scansione interna è interessante perché la prima sezione è legata al tempo, il tempo notturno soprattutto, la luna, la notte, lui orna e la notte, ma in realtà a dominare la notte, che è quel momento particolare di raccoglimento in cui è. Però poi c'è l'altra sezione, Femmine e Uomini, dopo questa prima sezione è interessante trovare Femmine e Uomini, perché il poeta si volge a parlare delle relazioni umane. Quindi prima la meditazione sul tempo, poi le relazioni umane, e poi ancora più interessante perché a un certo punto parla di sé. Quindi gli uomini in relazione fra loro, e poi invece parlano di Mia. Quindi è interessante. Dopodiché ancora, Auge Poesie conferma quello che diceva Aldo, i luoghi, non solo i luoghi, le ricorrenze, le feste, ma poi ci sono i luoghi, la Sicilia, Palermo, Ranna, e quindi ecco un intreccio tra luoghi e individualità, poeta più sempre, e l'appendice che aveva un momento fa detto, anche su cui si era soffermato il professore Ruffino. Una piccola parentesi, me la potevate concedere? Sì. Assolutamente, grazie professoressa, grazie anche alla professora Aldo Giardino. Io, professoressa, scelgo proprio adesso, aprendo sempre il libro insieme ai nostri amici e poeti che sono presenti a pagina 18, per chi lo volesse seguire, proprio nella prima sezione. La poesia è l'istinto. Quanto sono gli istinti? Tanti, tanti, misteriosi, picciosi, splendenti, pediti l'anne nosce su momenti, su battiti d'ali alla cottata, lampi cancello abballano festanti. Noi li tagliamo quando la nottata è l'inna, come l'inna e l'annoccenza. Ma Didi, non sapevo se sono ancora vivi o se morero già di lontananza. Dici che le patrona della notte solidi e mi inchiovaro sto destino. Io, dintre sti fornali, ci scarmino a matola, ma non ci trovo niente. Trovo solo silenzio, agghiottendo pensieri e scicando l'occhio. E da così che io passo la mia notte. Grazie.
sentite già il maestro Marchese che accorda quello che è il prossimo brano, a interpretarlo Giosi Schirirò. Lì venisse un luce, sì tu.
Tommaso Romano, docente di filosofia nei licei, saggista, scrittore, poeta, fondatore della casa editrice Thule, ideatore del sito web Culturalit. La sua produzione letteraria è vasta e importante. Per la sua opera complessiva ricevuta da Agrigento, questo davvero pochi giorni fa, il premio Telamone. Ascoltiamo Tommaso Romano. Complimenti. Grazie. Grazie intanto a Giuseppe Pappalardo per aver scelto Thule, che nel 21, nel 2021 compie 50 anni e quindi siamo in una pre-importante occasione in cui anche questo libro naturalmente farà parte di questo catalogo storico che ha una sua ampiezza e qui tanti autori del resto lo testimoniano. Ma soprattutto ringrazio insieme a lui questi illustri prefatori, anche la professoressa Perrone, che ha voluto insieme a noi questa manifestazione, perché hanno messo a fuoco, non solo negli interventi come abbiamo visto, ma direi nelle parti introduttive, questa determinazione. Vorrei stare su questo argomento, la determinazione di Pappalardo, perché chi come me, come molti di noi, ha visto gli esordi di Pappalardo, soprattutto deve testimoniare la sua grande capacità di essere e di coinvolgere intorno alle tesi e direi anche alle argomentazioni sulla poesia in dialetto, quello che poi è il suo humus fondamentale, direi che anche il nostro. Perché questa è una vecchia disputa, io ricordo avevo 14 anni quando discutevo con Giuseppe Cancibattaglia, poeta delle Madonie, fondatore insieme a Buttitta della Trazzera, famosissima rivista, su cui queste questioni si affrontavano, e io dicevo, anch'io ragazzino mi permettevo, davanti a un poeta della tradizione, dire ma insomma io parlo, così diceva il professor Ruffino, lo faccio ancora con i miei alunni, intercalo, entro senza pormi il problema del vocabolario, non me lo sono mai posto. Non mi sono mai posto, io parlo esattamente nella lingua madre, in quelle che la mia. E questo è Pappalardo, cioè la sua determinazione non è una dimensione di studio accennato, è una volontà di obbedire a quella autenticità del linguaggio, a quella verità del linguaggio, che poi per certi versi è il parlare e il respirare dell'anima stessa. E gli uomini non usano il linguaggio, vivono il linguaggio, è diverso. Guardate, questa sembra una stupidaggine, ma è fondamentale. Non usano il linguaggio, lo vivono, perché prima lo pensano, lo elaborano, e quindi la parola è la fine di un percorso, ma questo percorso è dato appunto da quello che noi siamo. Quindi rende molto oziosa la questione, questo l'ho sempre sostenuto, su chi l'accento lo mette così o colì, su chi va a intervallare o meno. Quindi questa scelta, questa determinazione, e nella sua poesia che vive naturalmente non solo in ricerca linguistica, ci mancherebbe altro, ma vive una vitalità del linguaggio che si muove nella sua storia, nella storia reale. Quindi non è una poesia dell'incanto, ma quanto è bella questa Sicilia, ma che sole straordinario, non abbiamo altri problemi che non quelli della vita legata al tempo, alla bellezza, al mare, eccetera, eccetera. La zaga, certamente sono tutti elementi che a noi fanno piacere e comodo, ma la Sicilia non è solo questo. Questo libro testimonia anche una visione civile del poeta, una visione civile che va dalla difesa giusta e obiettiva e assolutamente sacrosanta della donna per quello che è, alle stragi come portella alla ginestra, alla dimensione associata del vivere, dove bisogna riscoprire innanzitutto l'umano. Pensiamo ai migranti, pensiamo alla dimensione in cui ci troviamo. Quindi una poesia che, pur tenendo conto certo dei motivi ispiratori, la luna, le stelle, che pure sono presenti, ma perché sono presenti? Non per la descrizione quasi acritica, arcadica di tutte queste cose, ma perché diventano simboli di una rinascenza. Cioè il poeta rinasce guardando, si misura con la natura ed entra nella natura non per la banale enunciazione delle cose, ma perché in quelle cose c'è l'anima profonda.
Ed è in fondo la necessità che avevano i poeti analfabeti, per esempio di Camuti, penso a Giuseppe Bonavini che li ha cantati, li ha descritti, che erano quelli che andavano in questa montagna quasi sacra, certamente per loro sacra, parliamo proprio del Catanese, no? Il sarto della strada lunga, per capirci, dove andavano a declamare queste poesie. C'era una necessità letteraria? Avevano mai consultato Meli? Avevano mai letto il Mortillaro? Si erano imbattuti in Vigo? Si erano messi a discutere? No, evidentemente c'era questa naturalità che non è banale spontaneità, ma che è quell'intus, quella dimensione profonda, quella umanità che appunto noi troviamo in Pappalardo e che non è affatto artificiale. Un altro aspetto importante che spesso troviamo nella poesia cosiddetta siciliana, per qualcuno dice in lingua siciliana, è proprio l'essere artificiale, cioè andare alla ricerca della rima, andare alla ricerca della particolarità e non dell'essenziale. Esattamente il contrario, non solo per la lingua, voglio dire, ma anche per i temi, lo diceva appunto nel suo intervento la professoressa Perrone, per i temi, che sono temi tutti molto sentiti e soprattutto vissuti con una linguisticità molto attenta anche a potere enucleare attraverso quei luoghi a cui si faceva riferimento una specificità. Qui naturalmente sono maestri, il professor Ruffini, il professor Gerbino, la professoressa Perrone, che mi insegnano, ci insegnano da molto allievi in queste cose. Però tuttavia dobbiamo anche dire le cose come stanno. Questo percorso, specialmente per la poesia siciliana, non è stato certo né facile né poco, diciamo, legato alle cose. Mi ricordo anche, a proposito di Buttitta, mi ricordo naturalmente le dispute anche su quello che Buttitta scriveva, ma certo siamo molto vicini in una convergenza, lo diceva anche nel saggio sui poeti siciliani di Natale, no? Certo. E chiaramente tutto questo ha un valore e un peso nella buona lettura che facciamo del libro. Le stelle, per esempio, sono appunto simboli, non sono le stelle di Leopardi, non è l'oltre o meno, ma sono una determinata visione che anche per molti versi sacrale. Perché nelle poesie, per esempio, dedicate alle feste, il 2 novembre, il Natale, eccetera, noi non troviamo la rammemorazione puramente tradizionale, nel senso con la T minuscola, ma quella con la T maiuscola, cioè un approccio laico, indubbiamente. Il sacro non è esattamente religioso, come sappiamo, sono due cose diverse. Religio è una cosa, sacralità è un'altra cosa. E questa sacralità c'è in Pappalardo, in tutte le sue, anche quando affronta i temi duri, difficili, a cui abbiamo fatto riferimento. Quindi una civile percezione delle cose, una posizione molto determinata anche rispetto alla dimensione associata. Quindi, per esempio, l'amore non può essere rancore, l'amore non può essere odio, l'amore non dà la chiusura ermetica, ma apre come dovrebbe aprire non solo le frontiere, ma soprattutto i cuori. Quindi una dimensione esistenziale, è una poesia esistenziale, nel senso che bada alle questioni d'anima, ma bada alle sue questioni, senza bisogno di fare manifesti politici o manifesti ideologici o dottrinali o manifesti di poesia o di poetica, perché già la poetica o è enunciata o non è. Questo è il punto, cioè la dobbiamo trovare noi direttamente. E quindi non si può scrivere poesia solo come parole, ma attraverso, senza la fantasia, dice il nostro poeta. La fantasia, cioè, non è un elemento accessorio, è un elemento fondamentale, non è una costruzione al tavolino. Io rido spesso quando sento da qualche cosiddetto poeta: ho scritto 1822 poesie, l'indomani scriveva 25. Ma come si fa a fare? Cioè, oggi scrivo una poesia sul tempo bello e sulla mappa. Siamo davanti a un... E infatti questo libro è molto sorvegliato anche nella scelta. Io l'ho visto nascere, so naturalmente la genesi, ma è molto sorvegliato. C'è la scelta, anche i capitoli, come si è detto, hanno, certo, le sezioni del libro hanno una loro validità intrinseca, cioè entrano in diretta misura con il lettore, e poi la nota finale. La nota finale è con le note, con l'introduzione del professor Ruffino e col saggio mirabile, veramente, il professore Ruffino, il professor Gerbino, per il saggio mirabile, poi dà la sua visione. E qui c'è indubbiamente uno scatto, che è uno scatto anche di orgoglio. Perché è uno scatto di orgoglio? Perché io lo so, vivendo un po' questo mondo,
quante dispute, tra virgolette, ha dovuto e tuttavia combatte il nostro apparato. Però al di là si può essere naturalmente d'accordo o meno, io sono d'accordo, perché è stata sempre la mia visione non stretta e non chiusa in un linguaggio assolutamente fuori dal tempo, perché poi il vero discorso è proprio questo: noi dobbiamo parlare anche in siciliano, tenendo conto delle varie, delle 100 Sicilie, no, Bufalì, del modo di ma come fatto di grande vitalità, semmai, no? Come Atlante, no? Vissuto come Atlante, non come imposizione. Del resto, anche l'italiano che noi parliamo, più o meno, è un italiano, i nostri ragazzi, che è italiano, è l'italiano degli anni 50 di mio padre, che aveva una cultura, o dei nostri padri straordinari, parlavano un ottimo italiano. Ma perché? Perché c'era, oggi questo è un italiano televisivo, da social, che non ha nulla di neanche di autentico quello italiano. Per cui chi ha una buona preparazione come la sua, anche classica, legata agli studi, arriva poi all'autenticità attraverso questo passaggio. Quindi non è che c'è un ripudio della cultura, non si deve mai ripudiare, questo voglio dirgli. In tutte le lingue, in tutte le salse, in tutte le tradizioni, in tutti i modi di essere, anche le lingue hanno questa grande potenza. Quando diventa però una lingua fuori dal tempo, è una lingua naturalmente non solo morta, ma banale. E allora in questo caso, e concludendo, noi abbiamo una visione, che Pappalardo ci dà una visione completa, esaustiva, in questa postfazione, in cui non giustifica, ma afferma, che è cosa molto diversa. Non deve nulla giustificare, né ai suoi lettori né a se stesso. Questo cammino fatto con l'umiltà dello studente, fra virgolette, ma di colui che poi va verso una conoscenza ulteriore, verifica, no? Verifica, e questo è anche un esempio straordinario verso i nostri alunni, magari, diciamo, a una certa età, riprendere, no, il filo. Eppure Pappalardo, io lo so, in 10, 15, 20 anni ha fatto questo cammino così complesso fino a questa dimensione. Allora il mio ringraziamento e anche l'ammirazione per chi prosegue e intensifica la sua battaglia anche ideale, perché è una battaglia ideale per l'affermazione di una libertà, ecco, di una libertà di espressione. Questo è il vero dato. Io resto sbalordito quando dicono, quando qualcuno scrive, facciamo le poesie così, in questo modo, tanti versi, ma come, cioè, come se la poesia potesse avere o meno la libertà. Se una cosa il Novecento ci ha consegnato, anche della grande poesia europea, mondiale, è la libertà. E questa libertà, diciamo, Pappalardo ce la dà e ce la consegna tutta come un dono. Grazie. Grazie. Romano, una cosa, sempre ascoltando il professore Cici, anche questa ci accomuna, Giuseppe, ed è il fatto che tu sei un metodico, tu studi, ci ristudi, ritorni indietro, ci ripensi. Voi dovete sapere che noi abbiamo iniziato a parlare di questo incontro mesi fa. E Giuseppe, dobbiamo adesso pensare alla selezione delle poesie che dobbiamo leggere, è importante, però Katiuska, devo dirti una cosa, per me è fondamentale che ci sia Giusy e che ci sia un'altra persona che legga le mie poesie. E io ho detto, guarda Giuseppe, ma io sono ben felice, ma vuoi dirmi che sì, è una giovane ragazza, lei è veramente molto molto carina, e mi piacerebbe che leggesse questa lirica. Io la chiamo, si chiama Monica Cerrito, la lirica è, questa volta non sbaglio, pagina 30. Qui c'è Monica, le lascio il microfono, ed è Lanci. Lanci, Luca Iocanto, non è chiaria distinti, un avido e sita di capinti. La luz si so, non sono nocciole di gersomino e pinne di cardinti. E dormono stance, o nello tempo è santo. Lanci lo caio canto, stacca, entra sta fossa, e che è di carne e ossa. Combatte la sua guerra, con le braccia in tallai e l'occhio in terra. Stancilo da Matuzza, che quando si impagliazza l'azzolo di Lucene, e lo furano sciuscia, freddo e forte,
nascica delle lacrime l'uvelo e picchia sopra noi tutta la notte. Stancelo da mucchieri, da dolcezza di locchi, ogni trova la bentoli pinzeri e le spine pungenti di una giornata di travagli e stenti. Stancelo da figliuzza, l'acqua muri, pacienza, contentizza, annanca la vovò alla vecchizza. Lo tempo che noi diamo a padre e madre, e tempo che poi Dio ne torna a noi. Nunca vi voglio dire, stancelo è la figlia, e nasce, e ride, e campa, e chianci, e muore, ed una vita, ciato, sano, amore. Ma pur che nascivo, costa da damo, stancelo, no, non è serva di nome. Grazie professore per questo. Grazie a Monica Cervino. Tra l'altro questa poesia ha ricevuto un riconoscimento al Premio Mera, ricordavamo adesso con il professore la parola a lui per un altro bellissimo brano. Questo diciamo da mattina. Esatto, ed è conosco. Qual è? Vediamo se lo, non diciamo il titolo, vediamo se lo ricordo. No, è un altro brano bellissimo che abbiamo scelto per questa serata. Sempre Giusy Schiglirò nella voce e il maestro Marchese alla chitarra. Sto barconi
quando cava faccia. Il tempo è tiranno, siete per me, quindi mi sono autoassegnato 5 minuti. E mi limiterò soltanto ad una breve riflessione. La poesia dialettale siciliana del terzo millennio, siamo all'inizio del terzo millennio, sta procedendo sulle direttrici poste dalla cosiddetta poesia neodialettale del secolo scorso, dell'ultimo secolo scorso. E parlo di Santo Calì, di Ignazio Titta, di Ammannato, di Vito Mercadante e di altri poeti di questo gruppo. Che cosa intendo dire con questo? Si sta superando la tematica legata strettamente al folklore e alla tradizione. La poesia moderna, dialettale moderna, si sta liberando degli schemi troppo stretti, quindi dalla metrica troppo stretta, e sta passando quindi al versiliberismo, così come avviene per la poesia italiana. Oggi certa vecchia poesia dialettale, l'accennato professore Romano, che era superficiale e priva di contenuto, non ha più ragione d'essere. Oggi lo sforzo dei poeti dialettali è volto ad una poesia universale, non più regionalizzata o localizzata, ad una poesia lontana dai sentimentalismi patetici, scevra da effetti musicali o orecchiabilità fine a loro stessi. Si intensifica così l'uso delle immagini, si fa sentire sempre di più la presenza delle figure foniche, semantiche o sintattiche, e insomma la poesia in dialetto non ci sta più a fare la parente povera della letteratura italiana. Il relatore Insigne, che mi hanno preceduto, hanno dato il loro giudizio su questi argomenti, oltre che sul mio libro di stasera, e sono assolutamente d'accordo con tutto ciò che hanno detto, tutto ciò, dal punto di vista linguistico, lo storico Ruffino è il mio maestro, quindi non potrei mai non essere d'accordo, sia dal punto di vista più strettamente letterario. Quindi a me, a questo punto, la riflessione l'ho fatta, non resta che ringraziare innanzitutto il professor Ruffini per i consigli che mi ha sempre elargito, per i libri che mi ha fatto leggere,
tantissimo, non avete idea di quante vite non so che ha fatto. Ma io le ho divorate. E per la prefazione al libro e per la sua presenza stasera. La sua presenza stasera ha un particolare valore. Ringrazio la professoressa Perrone, presidente della Danta Alighieri di Palermo, la ringrazio per la costante attenzione alla mia attività poetica e la ringrazio per la professionalità e per l'entusiasmo con cui guida e dirige la sezione palermitana della Danta Alighieri. Ringrazio ovviamente l'autore del bellissimo saggio introduttivo alla Sciure di Notte, cioè il professore Aldo Giardino, che come è stato accennato, poeta, saggista, critico letterario e critico d'arte, che il professor Ruffino nel libro stesso definisce, lo leggerete, tra i più sensibili interpreti della produzione artistica contemporanea, della produzione artistica contemporanea. Ringrazio il professore Tommaso Romano, filosofo, critico letterario, saggista, poeta, finissimo poeta, che nella veste questa sera di editore, io non ho, è un onore per me avere pubblicato con la Tube, ha seguito le fasi della pubblicazione con la professionalità che lo contraddistingue, ma anche con attenta descrizione. Grazie professore, veramente. Ringrazio il presidente dell'ottavo letterario, che non vedo più. Giovanni, dove sei? Alza la mano. All'ultimo posto. Il nostro amico, carissimo amico, presidente dell'ottavo letterario, che dirige anche lui l'ottavo, con grande, veramente instancabile. È ammirabile, lo ammiro tanto questa persona. E ovviamente ringrazio la presentatrice, attrice radiofonica Katusha Fallo, che mi ha portato appunto in questa nuova avventura radiofonica che sta andando bene per la vita, e la giovane poetessa Monica Cerrito, che stanno appunto leggendo i testi. Un grazie particolare a Giuseppe Scrivo, particolare però. Cantante folk apprezzato, interprete di Rosa Balestrieri, ha scritto anche una storia tracantata e recitata sulla vita, sulla vicenda umana di questa grande cantante, uno spettacolo, uno spettacolo. E ringrazio ancora Marchese, se mi accompagna con perizia e sensibilità musicale. Grazie a tutti voi amici che siete qui stasera con me. Mi sta dando una gioia, veramente una grande gioia. Ho vissuto questa vigilia, per me è stata due volte vigilia, la vigilia immacolata e la vigilia di questa sera. A parte lo stagionello, sono stato veramente in ansia, ma stasera mi avete tolto tutta l'ansia. Grazie di essere venuti. Benvenuti, numerosi e anche tutti. Grazie a tutti. A rivedere il video, perché ricordo ai nostri amici che è tutto filmato, e chiaramente capiremo anche cosa tu volessi intendere quando dicevi mi ha fatto leggere un sacco di libri. Era chiaramente una cosa positiva, giusto? Mi ha fatto leggere, perché diciamo che era si leggeva così. Bene, noi vogliamo adesso entrare nella sezione, così come diceva la professoressa. Guardando l'indice ci sono appunto queste varie sezioni. La struttura del libro, diciamo. Esatto. Adesso noi vogliamo entrare nella sezione dove leggiamo Parranno di Mina. E vediamo che cosa sentiamo. Sicuramente una cosa certa è che questa sera si parla di poesia, si parla d'amore. E chissà, quando in genere si parla di amore verso la propria amata, si vorrebbe fare veramente di tutto, cogliere le stelle, e questo dipende dal fatto di essere ricchi, secondo voi? No, bisogna essere ricchi dentro, ricchi d'animo, ricchi d'amore. Se fossi ricco ti facessi un tappeto d'oro e seta, se fossi ricco, e tu ci camminassi come una regina, ma sono un poveretto
cavi solo spiranze. Di chi sto solo? Nunca posso fare i tappeti. Amore mio, tu camminaci adagio, adagio, e non sfardare niente, sti speranze. Se fossi un vizio. Adesso in questa sezione, in questa seconda sezione dedicata a questa giornata per la presentazione di Giuri di Notti, diventa un po' resita, quindi alterneremo un momento di poesia, un momento musicale, e quindi ancora una volta abbiamo il maestro Marchese alla chitarra e Giusy Schivirò alla voce. Tanno non c'eri tu, pecia bianca,
Masciata, casa tanta la terra, quando di leggi nesci si scatenò la guerra. Da granuliata di chiuma, sopra uomini e figli e picciotti. Lo primo maggio do 47, festa di Luciavaglio e di la morti. Ora si ca, è già bianca masciata. E mamma si vidda, e censo di poeta, e sospira di morte. Ma la terra è la stessa di danno, quando sa un margio di sangue e pianto. Ascoltare i banneri, sventoliano, come voci delle scheletri e lamenti. Tale, sono ancora russi sti banneri. Rosse di raggia e di sangue, sangue pestato di giavagliatori, sangue scordato d'omine di colura, numeri senza nome. Ma sparisce, senza sapere come, e né di chi. Forza lo vento, e le bandiere gridano, non è la vera sorte! Se si muore così! La danza e ti cai.
l'ultimo brano da ascoltare, la splendida voce di Giusi, le note del maestro Marchese. Permettetemi però, insieme a voi, di ringraziare coloro che oggi hanno portato la poesia a tutti noi, e noi vi ringraziamo perché siete stati chiaramente lavorando anche su quella che è questa pubblicazione, che è Ciuri di Notti di Giuseppe Pappalardo. E ricordo tra l'altro che mettere sotto l'albero la poesia da donare agli altri è sempre un gesto veramente di grande amore, di grande rispetto verso il dialetto siciliano in questo caso. Volevo ringraziare la professoressa Perrone per aver aperto i lavori oggi, grazie, e la ringrazio insieme a voi. Volevo ringraziare soprattutto Giovanni Rostino, il professor Aldo Giordino, il professor Tommaso Romano, l'amico Giuseppe Pappalardo. Volevo ringraziare Giovanna Cervino, Giuseppe Spinirò, maestro Marchese, e un speciale ringraziamento a tutti voi che avete deciso di trascorrere questa giornata di festa, immagino di corsa per i vostri impegni personali e familiari. Grazie per essere stati con noi e aver parlato di poesia. Vogliamo chiudere in poesia. Sicilia, Sicilia, terra di Suli, Suli, canta balluna, alicolato. Tanti ama la gente, le prime idee.
Grazie ancora Marchese, grazie per essere stati con noi e tanti più. Grazie. Giuri di notte.